Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo sempre qui con il nostro Luca. Ciao. Per presentarvi un action figure di Berserk. Però questa action figure è una cosa un po' particolare. Esatto. E dunque, abbiamo deciso di creare, diciamo, una specie di rubrica dove andremo a trattare degli action figure per appassionati. Cose che si trovano ma che non sono accessibili a tutti, perché ve le dovete andare a cercare, insomma, esatto. Non si trovano nei negozi facilmente. I prezzi sono cose che variano col tempo, poi chi è collezionista sa di cosa stiamo parlando, ovviamente. Certo, sappiamo tutti che alla fine vengono stampati un tot di pezzi, quindi passando il tempo, se un oggetto magari costava 30 euro, da pace, dopo qualche anno lo troviamo anche 100-150. Tranquillamente, e quindi abbiamo alcuni esempi. E diciamo che questo angolo sarà un po' una nicchia del vero collezionista. Esatto. Per quanto possibile presenteremo tutti i prodotti non di recente uscita. Qui abbiamo cose uscite nel 2012, 2013, diciamo un po' vecchiotte, però che hanno un loro pubblico. Beh, certo, chi ha seguito anche, non dico il fumetto, ma l'anime di Berserk, insomma, voglio dire. Esatto. Ricordiamo che di Berserk è stato recentemente, poi sempre parliamo del 2012, in Italia è stato ovviamente importato successivamente. Esiste una serie di film praticamente molto belli, realizzati quasi completamente in computer grafica. Parliamo di una grafica cartonesca, ovviamente, quindi cel shading, che sfruttano la tecnologia del motion capture, cioè i personaggi per la prima volta, soprattutto per quanto riguarda in Italia, una serie anime del genere per noi innovativa. I personaggi, i movimenti dei personaggi sono ricavati da un motion capture di attori veri. Ah sì, ho visto, insomma, un classico telo verde dietro, magari che ricreano proprio la scena, esatto. Con una specie di cucina con tutti i sensori. Una tecnologia che, diciamo, è prettamente usata nei film, ma negli anime è una cosa, diciamo, abbastanza recente. Quindi è qualcosa di veramente fantastico. Esatto. Li ho visti, sono bellissimi. Dunque, per quanto riguarda l'action figure che andiamo a recensire oggi, in realtà non è il primo della serie. Di questa serie è il terzo. Andiamo a specificare. Il primo di questa serie di Berserk fu sempre il protagonista, Gatsu, però nella sua versione Guerriero Nero. Uscì praticamente un mese prima della messa in onda della serie di film, dove poi lui era il protagonista. Il secondo action figure della serie fu Griffiths, che sarebbe praticamente il secondo personaggio principale della storia, quello che poi andrà a diventare la nemesi del protagonista. Questo che abbiamo qui è il terzo, cioè la versione del protagonista Gatsu nella sua configurazione Squadra dei Falchi. Cioè all'inizio della serie, quando era ancora, diciamo, giovane, aveva un attrezzato differente, la storia ancora non aveva preso delle pieghe gotiche. Quello successivo poi sarà Casca. Questa serie comunque sia non è conclusa, anzi è lungi dall'essere conclusa. Infatti è stata recentemente annunciata l'uscita dei 5 demoni che compongono la cosiddetta, nella storia, Mano di Dio. Dunque, dei 5 demoni il primo che verrà pubblicato sarà Femto. Femto praticamente sarebbe il... Teschio? No, Femto sarebbe il... la nemesi Griffiths trasformata in demone. Ah! Che è una specie di falco nero. Che uscirà in due versioni, una normale e una limited. Uscirà ad un prezzo di circa 70 euro la versione normale e oltre 150 euro la versione limited. La differenza sarà che la versione normale sarà il semplice demone con un bel set di mani, probabilmente le varie espressioni facciali, e lui ha una maschera, quindi poi toccherà vedere anche questo dettaglio. E la versione invece limited è molto bella, praticamente contiene un
l'uovo del re conquistatore, all'interno del quale poi nasce il personaggio, sembra una statua molto bella. Per quanto riguarda gli ultimi quattro membri della mano di Dio, invece usciranno grazie al cielo e confezioni da due personaggi per una. Il prezzo si aggirerà sempre dai 150 euro ai 180, poi toccherà vedere ovviamente quanto riguarda le spese doganali, l'importazione, perché come sappiamo sono tutti prodotti che vengono dal Giappone, esatto, quindi hanno delle spese diciamo extra, esatto, oltre l'oggetto e la spedizione. Dunque, andremo a fare adesso l'unboxing del nostro Berserk. Esatto, dunque, cominciamo. Ragazzi, sono con una bambina, sono veramente contenta. Esatto, pur essendo... Sono amante dell'anime, quindi insomma... Datato... Ecco. Dunque, qui il nostro Berserk. Allora, come possiamo vedere, all'interno della scatola del blister è contenuta ovviamente l'arma principale, che è uno spadone. Il protagonista ha questa peculiarità: in tutta la serie utilizza delle spade enormi, sin da quando è bambino, anche se nella serie animata non si vede questa parte, quella è più una cosa del fumetto, se non erro forse della prima versione anime, che era abbastanza censurata. Quella attuale, vogliamo sottolineare, non è assolutamente censurata ed è molto molto cruenta. E c'è un set di facce, due versioni di faccia, l'elmo che è rimovibile, e sotto in una confezione a parte sono contenute dei set di mani. Andiamo a vedere. Probabilmente sì, c'è lo scotch. C'è molto scotch. Ci siamo quasi. Ok. Allora, ecco qui. Ah, mamma mia, bellissimo. Boh. Fatto veramente benissimo. Le plastichine protettive. Qui non mancano mai. Giustamente. Ah, gli speroni. Ecco qui. Dunque. Mamma mia, è veramente bello. Ah, simpatico, praticamente. Ah, diciamo una porta. Per mantenere la posizione della spada. Perché il comparto posteriore, cioè la costruita della spada, sì, diciamo, flette, quindi per mantenerlo in posizione c'è una spada, una replica trasparente della spada per tenerlo immobile. Vediamo una cosa. Ecco qui. Ma. Dunque, vediamo l'elmo. Ecco qui l'elmo. Probabilmente a te andranno rimossi i capelli. Sì. Allora. Okay. Dunque, vediamo la testa aggiuntiva. Cioè ragazzi, è fatto benissimo. Allora. Busta vuota. Ma però. Magari trovi quello che non vuole tenere la scatola, avranno dato per inserire tutte le pacche. Allora, sì. Ecco qui le istruzioni. Infatti, ecco le istruzioni, come presumevo, per applicare ovviamente l'elmo vanno rimossi i capelli. Ci sono dei sette mani. Ok. Ci sono tre per il lato corazzato e tre per il lato normale. E ovviamente anche dotato di un mantello rimovibile. E come si può vedere c'è anche la basetta. La basetta della Figma, ovviamente tutte le basette Figma hanno il logo distintivo. Le mani non sono come alcune serie, sono magari unite a una basetta di plastica, qui sono proprio messe con un piccolo display.
già predisposto per metterci anche le altre. Sì. Dunque, questo appoggiamo qui. Andiamo a vedere sotto il dettaglio. Infatti sono anche queste. Per chi non ricordasse qualcosa sulla storia, insomma, diciamo che Berserk è stato sfortunato fin dalla nascita. Però partiamo dall'anime. Dunque, rispetto a tutti gli anime giapponesi, questo è abbastanza tipico. E orfano, perché il protagonista deve essere orfano, perché se no non ma nel suo caso è molto, molto particolare le sue origini. Lui viene trovato praticamente da un mercenario in viaggio, una caravana dei mercenari, e viene trovato sotto al corpo della madre morta impiccata e incinta. Quindi ragazzi, tutta allegria. Nel fango. E queste sono le origini molto fortunate del protagonista. Che poi andando, continuando per la sua vita, non sì, è sì, che il poverino andrà a migliorare. Anzi, forse. Allora, ci sono i perni per agganciare il mantello. Sì. Tra l'altro i perni lasciano lo spazio per l'inserimento della spada di sotto del mantello. Giustamente. Questo sarà il foro per l'applicazione del braccetto. Esatto. Dunque, come tutti i Figma, la definizione dei colori è molto netta, è molto ben eseguita. E tutti i vari accessori sono abbastanza credibili, ben fatti. Sì, anche la spalla. Esatto. Allora, andiamo a vedere un attimino. Andiamo ad aprire la bustina con lo stand della mini. Esatto. C'era il velluto. Okay, una cosa particolare, per questo tipo di action figure, la Figma notoriamente include degli stand appositi, però in realtà è anche possibile acquistare una serie di stand di cui poi andremo a parlare magari in delle rubriche successive. Ok, con le manine, ecco qui con le varie posizioni, le mani ovviamente in questo caso sono molto piccole, hanno solamente uno snodo all'altezza del polso. Una delle caratteristiche della Figma è che pur lavorando in piccolo lavora molto nel dettaglio. Sì, infatti vedo di quel viso, insomma, non è molto grande, ma i dettagli, gli occhi sono fatti benissimo, la cicatrice che ha lì sul naso. Esatto, sempre capelli. Anche i capelli, però, insomma, sì, sono fatti veramente bene. Allora. Comunque ho notato che il martello è molto pesante, quindi credo che questo per tenere in equilibrio la basetta è quasi, sì, quasi indispensabile. Esatto. Poi faremo più in dettaglio per far vedere anche la testa, i dettagli della faccia. Mettiamo Berserk in assetto di guerra. Poi la mano con la montagna. Credo che sia. E anche l'altra mano. Ce ne sono due, quale si può anche mettere la mano normale.
Ma dà l'effetto della spada, infatti. Ah, c'è un motivo. Naturalmente è meglio guardare sempre prima le istruzioni perché... E anche con quelle, diciamo, è abbastanza pauroso. Prega, per l'inserimento della spada nella mano si deve rimuovere la parte finale dell'elsa. Sì, infilarla e poi rimettere diciamo, il perno. Ecco. E anche... In questo modo... Diciamo che hanno una bella presa sulla spada, anche perché insomma è bella grandina. Sì. Quello che mi fa sempre paura, quello di posizionare. Beh, perché ricordiamo sempre sono in PVC, quindi ragazzi bisogna sempre avere molta attenzione. Okay. Specialmente con oggetti del genere, che adesso insomma mi pare di aver capito che lui è difficile da trovare comunque. Oddio, non è che sia... Perché è difficile, insomma, ha un costo elevato. Un costo. Che poi il problema è che il costo in realtà non è il costo originale, perché il costo originale di queste action figure era... Mi sembra intorno ai 36 euro. 36 euro circa, esatto. Quindi ragazzi, quando insomma è uscita non era... Adesso... Era da prendere. Diciamo che siamo più intorno ai 50-60, no, credo, sì, di più. Mi sembra sugli 86 adesso. Ecco qui. È triplicato il costo praticamente. Sì, ma come tutti i vari oggetti da collezione, come ogni collezionista sa ovviamente. Facciamo partire. Conviene starci dietro insomma all'uscita. Esatto. Perché se la passione arriva dopo, la passione diventa bella cara. Come nel mio caso mi piacerebbe molto, però ecco. Dunque, rispetto... Ma poi guarda il colore della pelle, sì, insomma, sì. È come se avesse combattuto e sporca. Esatto. Allora, rispetto ad esempio ai Revoltech, i Figma sono vagamente più alti solitamente, anche se i Revoltech degli ultimi anni comunque sia cominciano ad avere dei dettagli veramente buoni. I Figma solitamente lavorano molto bene sugli occhi, la definizione del viso, i capelli, la distribuzione del colore. È praticamente impossibile trovare versamenti di colori su queste action figure, cioè non sono prodotti in base per bambini, per intenderci. Come possiamo notare, gli snori in questo caso sono molto più semplici rispetto ad altri, ma permettono movimenti sia laterali che frontali. Perché lui comunque, diciamo, come personaggio è molto dinamico, combatte, quindi avendo tutti questi snodi veramente c'è possibilità. Poi tramite questi stand che vengono allegati è possibile comunque sia applicare varie posizioni molto dinamiche rispetto ad altri prodotti. Aspetta un attimo, adesso vi faccio vedere. Sì, è un bel... È rimasto il tassello del mantello. Adesso ecco qui. Come si può vedere anche le gambe, il gonnellino. Il gonnellino è fatto in materiale morbido. Certo, così sempre è. Il PVC ma molto più morbido. Beh, così vedi, sulla gamba va proprio a dare quell'effetto realistico. Esatto. Come si può vedere? Ragazzi, per gli amanti dell'anime è da avere. È assolutamente, bellissimo. Assolutamente. È veramente molto molto bello. Ripeto, il costo adesso di questo, come dicevi tu, è triplicato, ragazzi. È triplicato. Ed è uscito, lui mi dicevi, nel 2012. Questo è del 2012. Insomma, nel giro di 4 anni è triplicato il costo. Esatto. Però purtroppo ci sta. Noi collezionisti sappiamo. Perfetto, che funziona così. Per oggi abbiamo detto tutto. Ci vediamo con la prossima rubrica in cui presenteremo il secondo personaggio della serie, cioè Casca.
che non vedo l'ora, perché anche lei è bellissima. Esatto. Ciao a tutti ragazzi e alla prossima. Alla prossima, ciao. I can't get it.